Assessore, lei oggi ha sottolineato l'importanza del benessere della comunità. Sì, per noi è fondamentale, credo che la funzione di un Stato, di un Paese e di un ente pubblico sia quello di garantire il massimo del tenore di vita, dei servizi a una propria comunità. In questo mondo che sta cambiando, che si sta disgregando le famiglie, si sta perdendo una scala di valori, è fondamentale che la macchina pubblica torni a fare leggi che riescano a far percepire al cittadino che non è lì per complicargli la vita ma per semplificargli l'esistenza. Molto difficile in questo Paese, devo dire, che per anni si è lavorato nell'esatto opposto. Un messaggio che lei ha dato oggi alle COP sociali riunite qui a congresso di Lega COP, lei ha anche detto abbiamo bisogno dei servizi innovativi delle COP. Sì, bisogna che la COP, che le COP, le cooperative inizino a pensare a quale sarà il loro posizionamento in un paese, in un mondo che sarà sempre più digitale, ci sarà questo cambiamento fondamentale nei prossimi anni, che bisogna gestire per evitare che aumenti il disagio sociale, aumenti l'emarginazione. Devono cambiare proprio il modo di vivere, di pensare e anche di fare cooperativa, mantenere i valori, ma aggiornarsi in un mondo che sta cambiando rapidamente.